Siamo molto felici ed onorati di avere con noi oggi per questa terza lezione Tabucchi, uno dei maggiori narratori italiani contemporanei, Giulio Mozzi. Presenterò Giulio Mozzi avvalendomi di una sua autopresentazione, quella che si trova nell'introduzione intitolata Questo libro alla sua antologia, autoantologia di racconti scelti, Un mucchio di bugie, uscita qualche anno fa da Laurana Editore. Parlando della sua opera letteraria, del suo percorso di scrittore, Mozzi la divideva nel 2020, quando è uscito questo libro, in quattro parti. Scrive Mozzi, gli anni dal 1993 al 2002 sono quelli nel corso dei quali ho pubblicato principalmente racconti e poesie. Escono in questa fase i suoi primi tre libri di racconti che costituiscono una sorta di trilogia, Questo è il giardino, La felicità terrena e il male naturale. Esce quello che Mozzi definisce un bizzarro poema, Il culto dei morti nell'Italia contemporanea. I primi tre libri escono nel corso degli anni 90, Il culto dei morti, esce nel 2020, e poi due libri di racconti un po' anomali, Fantasmi e fughe nel 99, Fiction nel 2001. Dal 2002 al 2009, dice Mozzi parlando di se stesso, non ho scritto quasi nulla. Non è vero. Esce in questo periodo uno dei suoi libri più strani e dotati di una notevolissima vis comica. Sono L'ultimo a scendere e altre storie credibili, che deriva da una pratica di scrittura su internet che Mozzi in Italia è stato uno dei primi a praticare. Gli anni che vanno dal 2009 al 2019 vedono, dice Mozzi, poche cose strane e divaganti uscire, tra cui un breve libro di testi disparati per origine e forma, ma unitissimi tematicamente, cioè le favole del morire, e un libro in versi dall'archivio che esce nel 2014. La fase che si apre nel 2019 culmina con questo, Le ripetizioni, che è il suo per ora unico romanzo e, secondo le dichiarazioni dell'autore, ma oggi sentiremo se queste dichiarazioni sono confermate o smentite, il suo l'unico romanzo che ritiene possibile scrivere. Si tratta di un romanzo, a mio modo di vedere, notevolissimo, uno dei romanzi più importanti usciti in Italia nel XXI secolo, un romanzo a suo modo sperimentale, coraggiosissimo sia dal punto di vista stilistico, sia dal punto di vista etico, e di cui vivamente consiglio la lettura, così come consiglio la lettura delle altre cose che Mozzi ha scritto, dei racconti, dei libri diversi. Siamo dunque molto contenti di accoglierlo qui oggi. Gli lascio la parola per una lezione che si intitola Una poetica posteriori. Giulio Mozzi. Bene, buon pomeriggio. Grazie per le belle parole spese. Io pensavo di, come dire, raccontarvi di me stesso riusando quel testo lì, ma Guido mi ha afferrato, battuto, e quindi non posso farlo e improvvisavo qualcos'altro. Ringrazio l'università e chiunque altro abbia partecipato all'organizzazione di questo incontro, per il quale ho preso un titolo a prestito, dopo lo istituisco subito, a prestito da Antonio Tabucchi, al quale è dedicata la lezione di quest'aula, Una poetica posteriori. Una poetica posteriori è, grazie, un libro nel quale Tabucchi raccolse una serie di testi che in maniera diversa, sotto aspetti diversi, costituivano appunto delle sorte di ragionamenti o dichiarazioni di poetica.
il riferimento per me non è tanto quei testi, perché devo dire che il modo di intendere e pensare la letteratura di Antonio Giabucchi è molto lontano dal mio, perché io sono di un'altra generazione, perché io sono ho avuto una formazione tutta diversa, perché io sono un illetterato, lui è un letteratissimo, cioè tutte cose molto così. Però questa idea della poetica posteriori mi ha colpito, perché in effetti se uno mi facesse una domanda diretta del tipo: senta Mozzi, qual è la sua poetica? Io direi: non so, ci penso un attimo, adesso vado a vedere quello che ho scritto e vediamo se da lì si ricava qualcosa. Cioè, come dire, beh, devo fare faccio un po' di racconto di formazione, perché è l'unico modo in cui riesco ad affrontare queste cose qui, e non ho altri sistemi. Sostanzialmente, dichiaro prima, io fatico, cioè, credo che il fatto di produrre un'opera non comporti necessariamente la capacità di avere un pensiero sull'opera. E mi sento molto più uno che fa e agisce che non uno che riflette e medita. Ma siccome in realtà, guardando indietro, per esempio, mi sono guardato indietro quando ho costruito questa autoantologia, guardando indietro quello che ho fatto, mi sono reso conto che ci sono cambiamenti nel corso di quello che ho fatto. Allora, a partire da qui posso provare a fare un ragionamento. E il ragionamento, grosso modo, è questo. Io sono nato come scrittore quasi involontario, nel senso che avevo curiosità, attrazione, scrivevo versicoli come tutti, eccetera, eccetera, avevo un po', ero curioso, leggevo molto, parlo dei miei 20 anni, 30 anni e giù di lì, ma sostanzialmente non facevo niente, non avevo in mente l'idea di una qualche opera da fare, non sentivo nemmeno una precisa vocazione a fare qualcosa. Io ho conosciuto persone che hanno una vocazione. Una ce l'ho avuta in casa per un sacco di anni, mio fratello Aldo, che all'età di anni 8 dichiarò: io da grande voglio fare un ingegnere di quelli che costruiscono le macchine che aiutano i medici. Dopodiché, per 35 anni, ho progettato pacemaker e macchine per la diagnostica cardiologica. Quindi, c'è una vocazione, non solo una vocazione vera, ma anche una vocazione connessa a un talento e a una volontà. Perché ovviamente prima ha dovuto studiare sodo e poi ha dovuto farsi strada, perché i progettisti di pacemaker al mondo sono tipo tre dozzine. È un'elite progettuale nella quale è piuttosto difficile entrare. Ecco, in un caso, secondo me, di vocazione vera. Ho preso l'esempio al di fuori della letteratura proprio perché vocazione è una parola che riguarda tante, tante cose. Quindi io mi agitavo un po' così, ma mi agitavo in maniera discreta, non senza particolare impegno. Ho provato a fare tante cose piccole, dire tante cose butte buttine, finché un giorno, appunto, in maniera abbastanza involontaria, mi è scappato di scrivere un racconto. Dico in maniera volontaria perché in realtà quel racconto è una lettera. E la destinataria della lettera poi mi disse: guarda, che questo è un racconto. È comunque una lettera di 17 pagine, quindi una lettera un po' fuori norma. Però per me, insomma, scrivere lettere di 10 pagine è un'attività pressoché normale all'epoca. Vi parlo degli anni 80-90. Non solo, ma anche le lettere le scriveva a macchina con la carta carbone, quindi conservava anche l'origine da casa dopo aver spedito. C'era un po' di mania in tutto questo. Fatto sta che poi questo racconto
che avevo scritto e sarà fatto girare, e mi sono trovato nell'arco di un breve tempo con la proposta di un paio di editori di fare un libro. Gli editori, uno piccolo e uno grosso, quello grosso mi spaventò, quello piccolo mi sembrò più cordiale, più umano, più alla mia portata, e dissi, vabbè, possiamo provare a fare un libro. Adesso lo scrivo e poi vediamo. Adesso lo scrivo e poi vediamo. E quindi cominciai a scrivere, senza un piano preciso, una serie di racconti. Ne scrissi 9, ne furono accettati poi 8, ma indicativo per me è il fatto che uno di questi racconti è un altro racconto involontario, cioè cominciai a domandarmi che diavolo significasse fare un libro. Fare un libro di racconti, quindi qualcosa che pretende di essere un'opera letteraria, cosa vuol dire? Cioè, esistenzialmente che roba è? Che cosa c'entra con la mia vita? Che tipo di gesto è verso le altre persone? E dopo lunghe meditazioni decisi che arrivai a comprendere che il modo migliore per me di immaginare il fare un libro era quello di immaginarlo come una lunga lettera indirizzata a destinatari sconosciuti, che fu la ragione per cui dopo sul risvolto di copertina fece scrivere Giulio Mozzi e un altro nel 1960 abita a Padova in via Tal dei Tali, perché pensavo che una lettera non ha senso se non permette una risposta. E quindi l'unico modo all'epoca, nel 93, per mettere una risposta era quello di mettere un indirizzo di casa. Infatti mi scrisse alcune centinaia di persone. Anche una persona che mi mandò una cartolina rappresentando un cavallo, scrivendo dietro, scrive non le viene bene si dia l'ippica, cartolina che tutto la conservo, perché bisogna sempre tenere i piedi per terra, e questa è un... conservare la cartolina è un buon modo per tenere i piedi per terra. E quindi, mentre mettevo insieme questi racconti, li scrivevo e via via li mandavo all'editore, mi immaginavo che cosa potesse essere l'atto della pubblicazione. E a un certo punto scrissi un testo al quale misi, e questo fu l'errore probabilmente, al quale misi un titolo. E il titolo era Per la pubblicazione del mio primo libro. E questo testo, che è un'altra decina di pagine, in sostanza fingeva di essere quello che avrei detto in occasione di una presentazione del mio primo libro. Perché avevo scritto questo testo? Perché per me immaginarmi quella situazione, immaginarmi la situazione in cui mi sarei trovato nel momento in cui, con il libro posato in mezzo, mi sarei trovato di fronte a qualcun altro, è un modo per capire che cosa voleva dire fare un libro. Quando mi arrivarono alle bozze del libro, scoprì che l'editore aveva considerato quel testo come uno dei racconti del libro stesso, cosa che mi colse completamente di sorpresa, che mi portò a dire aspetta un attimo, bisogna che lo riguardi almeno, però, perché quello l'avevo scritto di getto e mandato avanti. E così successe che in questo primo libro è contenuta anche l'immaginazione di una conferenza per la pubblicazione di quello stesso mio primo libro, cosa abbastanza bizzarra. Ma vi racconto questo per dire che ero in una condizione di grande ingenuità. Che tipo di ingenuità? L'ingenuità, per esempio, di chi ha letto tanti libri. Io ero un lettore abbastanza costante e continuo, ha letto tanti libri, ma nonostante questo non riesce a immaginarsi che cosa voglia dire un libro, scriverlo e pubblicarlo. Voi potreste anche dire che c'entra questo con
con la letteratura. E io vi dico che la letteratura è fatta di libri. È fatta di libri. Il modo normale in cui nella civiltà occidentale esiste la letteratura è che ci sono dei libri. Tant'è che esistono le biblioteche, non solo letterarie, ovviamente. E come dire, negli anni successivi, dove mi è capitato e tuttora mi capita di lavorare nell'editoria, mi è diventato sempre più chiaro che ci sono certe cose che sono un libro e certe cose che non lo sono. Possono esserci delle raccolte di versi che sono un libro e delle raccolte diverse che sono semplicemente delle raccolte. Possono esserci dei libri di racconti che sono un libro e dei libri di racconti in cui il materiale non ha né un ordinamento, né una natura, né una coerenza o né un gioco interno che ne faccia un libro. I libri sono degli oggetti. Il libro digitale è un succedaneo di queste cose qui. Non so voi cosa facciate del libro digitale, ma i numeri dicono che i libri digitali che vengono acquistati in Italia sono circa il 9% del totale e si tratta per la stragrande maggioranza di libri di intrattenimento puro, per cui un giallo di successo può avere un 30% di copie vendute in digitale, un libro di Michele Maio, di Walter Sitti, avrà il 2, il 3%. E di solito quelli che comprano i libri letterari in formato digitale lo fanno perché gli occhiali non gli bastano più. Perché in effetti sui dispositivi elettronici poter ingrandire il testo fa molto comodo. Sto cominciando a farlo anch'io, che pure di libri digitali ne possiedo forse 6-7, perché ne ho comprato uno oggi per un'emergenza. Quindi per me è riuscire a capire che cosa volessi fare e quindi in un certo senso immaginare una mia poetica significava prima di tutto capire che cosa è un libro e che cosa significa fare un libro. Molto più che ragionare su temi del tipo di che cos'è che si deve parlare quest'oggi? Questa per esempio è una domanda che mi lascia del tutto indifferente, che mi ha sempre lasciato indifferente. Uno parla di quello che ha, di quello che sa, di quello che ha per la testa e non mi pare che abbia molto senso programmaticamente dire oggi c'è bisogno di questo, bisogna parlare di questo, cose simili. Cito questa domanda ad esempio perché oggi come oggi in realtà la questione del tipo oggi bisogna che la letteratura si occupa di questa realtà qui è una questione fortissima. A me viene rimproverato più o meno un giorno sì, un giorno no, di non aver scritto opere letterarie che parlino del cambiamento climatico, per dire. E dico, io che non so il cambiamento climatico, non sono manco del tutto sicuro che ci sia, questo è un altro aspetto, però. Quindi, che cos'è un libro? E, a forza di pensarci, anche a forza di fare libri, e quindi di capire empiricamente che cosa sono, ho capito che fare dei libri è un'attività relazionale, che in generale la letteratura è un'attività relazionale, cioè è uno dei tanti modi con cui gli umani stanno in relazione fra di loro. Questo è il modo in cui riesco a immaginarmela io. E quindi ogni libro per me continua a essere una lettera spedita ai destinatari sconosciuti ed è un mezzo, uno strumento, un'occasione per l'incontro con altre persone umane. Potevo metterci a fare
della filosofia su che cosa significa l'incontro con altre persone umane, quando feci il mio primo libro con appunto l'indirizzo di casa stampato sul risvolto, la mia amica Laura sostenne che io stessi tentando un'operazione di rimorchio su scala industriale. Non fu così, nel senso che comunque l'esito non fu quello, né lo era l'intenzione. Però capite, per me questo è stato veramente una questione. Un libro che cos'è? Come funziona? Come entra in relazione con altri? È stato anche per questo che piuttosto presto, presto rispetto alla media di chi si occupa di letteratura e affini, io ho cominciato a trafficare con la rete, con la quale avevo avuto i primi rapporti non cordialissimi per lavoro nel 1985, se non sbaglio, quando i tempi in cui spedevi un'email è una cosa che bisogna metterci in due, proprio una roba piuttosto complessa, ma ci fu una cosa molto interessante. All'inizio, diciamo nel 2000, quando il web divenne una cosa disponibile più o meno per tutti, forse qualcuno si ricorda che ad ogni angolo di strada vi regalavano dei dischetti che vi fornivano tutti gli strumenti per l'accesso alla rete, io ebbi all'inizio una forma di repulsa verso il web e un'improvvisa grandissima passione per la posta elettronica. Perché mentre il web mi sembrava una replicazione di cose già esistenti, e all'epoca in buona parte lo era effettivamente, la posta elettronica è un modo di comunicazione così spigliato, veloce, comodo per molti aspetti, eccetera, eccetera, benché usassimo ancora il modem a manovella, mi interessava, mi intrigava moltissimo. E lo sentivo come uno strumento per stare in relazione con altre persone. E quindi qualcosa che assomigliava anche al libro, come assomiglia alla conversazione che si può fare, lo strio con la bottiglia sul tavolo, come assomiglia a tante cose che si possono fare. In parallelo, veramente ragionavo per capire che cosa fosse un libro, e forse credo di aver fatto alcuni libri quasi solo per vedere che cosa succedeva a fare un libro fatto in quel modo lì, c'è proprio a titolo sperimentale. Mentre facevo questo, cercavo di capire anche che cos'era questa cosa che mi ero improvvisamente trovato a fare, e cioè scrivere. Vi ho detto, scrivevo da sempre, da tanto, facendo cose tra il butto e il buttino, e poi è stato come se un giorno all'improvviso, così, si fosse stappato il vaso e cominciavano a uscirmi questi racconti che non mi costavano neanche tanta fatica e che quanto pareva erano molto apprezzati. Allora, al principio io pensavo di avere delle cose da dire, pensavo di avere in testa un certo numero di storie, attenzione, un certo numero finito di storie che sapevo, che mi hanno inventato, che mi erano capitato, che era capitato qualcuno vicino a me, e pensavo che quelle storie forse potevano essere raccontate, perché poteva essere interessante che altre persone le conoscessero oltre a me o ai pochi coinvolti. Per cui tutta la mia spinta verso la scrittura è legata a questo. Ho delle storie da raccontare, devo raccontarle meglio che posso, ma poi c'è il problema di come raccontarle. A un certo punto ho cominciato a domandarmi, ma perché per esempio la forma del racconto? E che diavolo di forma hanno i miei racconti? In realtà i miei racconti hanno una forma che io ho vista fin dal principio, ed è una forma che non ho inventato, ma che ho imparata, perché avevo letto per
per colpa di Stefano Dal Bianco, che è lì e che mi toccherà citare altre volte, ci siamo conosciuti ai ragazzini perché abitavamo vicini di casa. Siamo più o meno coetanei e quindi c'era molto scambio, o quantomeno molto arrivava da Stefano verso di me. E mi aveva fatto leggere Marco Lodoli, mi aveva fatto leggere il romanzo di Marco Lodoli, cioè mi ha fatto leggere, mi aveva detto leggilo, poi non è che mi avesse costretto. Il romanzo di Marco Lodoli che si intitola Diario di un millennio che fugge, che è molto bello, ma poi per me il grande salto fu leggere la prima grande raccolta di racconti di Marco Lodoli, che si chiama Grande Raccordo, che secondo me è il libro più bello suo e forse per questo non l'ho più pubblicato, ma se l'ho cercato usato lo trovate. L'edizione originale Bompiani ha anche una bella copertina. Questo è un libro di racconti che, adesso me ne rendo conto meglio, hanno tutti la stessa forma. Ed è una forma che io vedevo così. Come una spirale che viene giù. Cioè tutti i protagonisti dei suoi racconti precipitano lentamente. In tutti i suoi racconti, peraltro, tutti i suoi personaggi precipitano lentamente e l'avvio di questo precipitarsi è costituito dall'incontro con un estraneo. Un estraneo che resta estraneo, che può restare anche molto estraneo, nel senso che può anche essere un grosso animale dall'aspetto di un lumacone trovato dentro un sacco, lasciato lì dal giardiniere che ti ha appena messo a posto il giardino. Un grosso lumacone che puzza, che mangia di tutto, è un estraneo. Ma questo incontro fa scattare qualcosa, agisce, fa qualcosa al personaggio che comincia quindi a precipitare, ma lentamente. Questo estraneo poi, in alcuni racconti di Lodoli di più e in altri racconti di meno, assume dei tratti cristologici, cosa che avviene poi in maniera sempre più esplicita in tutti i piccoli romanzi, i romanzi brevi che Marco ha scritto successivamente, che mi interessano di meno perché in fondo è sempre la stessa storia. Sono tutti belli, ma come dire, ormai l'ho capita e mi contento di quello che c'era in grande raccordo. Io mi rendevo conto che era la lentezza di questo precipitare la cosa che mi affascinava dai racconti di Marco, l'incontro con l'estraneo e la lentezza del precipitare. E allora il mio desiderio nel raccontare quello che raccontavo era quello di avere una lentezza simile, perché questo non lo pensai da subito, ma ci arriva dopo un poco, perché questa lentezza si vive alla fin fine a salvare e conservare tutto il tempo. In realtà le narrazioni degli ultimi 30 anni vanno per lo più nella direzione della velocità, e invece mi piaceva questo andare lento, lento, un andare lento che peraltro dava spazio anche a un'attività importante dei miei personaggi, che è l'immaginamento, la riflessione su quello che gli accade. Allora pensavo, ecco, forse, pensavo a un certo punto, forse una delle cose che faccio con questi racconti è quella di cercare di raccontare un momento nel quale c'è stata una possibilità di incontro con un altro, quindi tecnicamente una possibilità di illuminazione, una possibilità di scambio di scambio di verità. Ma questa si è un po' persa, ma questa occasione si è un po' persa nel flusso del tempo. Forse raccontando così lentamente il tempo riesco
non dico individuare il punto preciso in cui questa possibilità di nominazione c'è stata, ma quantomeno non escluderlo dal racconto. Magari poi io non vedo quale sarà questo punto, però forse lo vede chi legge. E per questa ragione, credo, ma non sono sicurissimo, per questa ragione, man mano che andavo avanti, mi pareva che anche la mia scrittura diventasse più lenta, o meglio, io a scrivere sono sempre stato veloce, se ho pubblicato pochi libri è perché scrivo di tanto in tanto e occupo la maggior parte del tempo a fare altro, tipo il lavoro di qui campo, andare un passo, cucinare, fare queste cose qui, cucinare malino, ma insomma. Però mi pareva che nei racconti cercassi di andare sempre più lento con la sintassi, costruire frasi via via più complesse, perché queste permettevano un agio di tempo molto, molto maggiore. Fatti tre libri in questo modo, tre libri di cui sono contento, che si chiamano rispettivamente Questo è il giardino, il cui titolo viene da un mezzo verso di Damiani, il secondo si chiamò La felicità terrena e il secondo Specularmente in balia naturale. Fatto questo, mi incattai perché mi venne da scrivere una scena terrificante che occupa circa una pagina e che non so da dove esca, da quale angolo della mia immaginazione, e mi dissi, oh, per arrivare a questa scena qua, perché mi era evidente che è una scena finale, per arrivare a questa scena qua c'è bisogno di costruire molto, c'è bisogno probabilmente di un romanzo. Questa scena la scrissi nel 98, il romanzo uscì nel 2021 e credo di poter dire che ho passato quei 20 e qualcosa altro anni a fare il possibile per evitare di scrivere quel romanzo, e però nel contempo, senza vedermene, a scriverne petti spassi che finivano dentro racconti, raccontini, prefazioni, scritti per cataloghi d'arte, eccetera, eccetera. Tutto una produzione che evidentemente veniva con qualcosa che mi premeva addosso e che risultò alla fine, nel momento in cui mi misi su un tavolo grande più o meno come questo, con tutto quello che avevo scritto in 20 anni buttato davanti, e cominciai a mettere insieme le cose cercando di capirmici, mi apparve chiaro che c'era connessione, che c'era una logica in tutto quello. Ma nel frattempo che non scrivevo questo romanzo, feci poi sbagliate altre cose, alcune delle quali devo dire piuttosto sbagliate, nel senso che non so, scrissi un libro perché me lo pagavano bene, che fu una cosa che mi risolse la sopravvivenza per un anno, devo dire, e quindi non la innego, però non è un buon motivo per scrivere un libro. E quindi il libro, nel quale ci sono effettivamente alcuni pezzi di cui sono contento, ma il libro nel suo insieme è un po' una trovata furbesca. Mi misi a scrivere delle cose in rete, in particolare dei raccontini, secondo me comici, perché volevo esercitarmi nel dialogo, perché nei miei racconti non c'era praticamente mai dialogo. Mi misi a fare questi raccontini comici con dialogo perché volevo esercitarmi e perché il fatto di pubblicarli in rete e avere quindi delle reazioni immediate di chi mi leggeva mi permetteva di capire se questi raccontini che pretendevo fossero comici erano, facevano idea o no, perché questo tipo di riscontri mi faceva molto, molto comodo. Mi dispersi insomma in cose di questo tipo. Feci anche un libro
che si intitola Fiction e che fece per un altro pessimo motivo, ovvero perché sostanzialmente perché volevo far vedere che ero bravo. Perché volevo far vedere che ero bravo? Perché mi si accusava un po' all'epoca di essere uno scrittore molto introiettato, molto, come dire, che non faceva altro che parlare dei suoi immaginamenti, e pensai no, poi andiamo a fare tutta una serie di racconti in cui io non c'entro nulla, e chiamiamo esplicitamente questo libro Fiction, Finzioni. Non potevo chiamarlo Finzioni perché Sergio Borges sarebbe stato abbastanza, come dire, cioè va bene la vanità, ma non esageriamo, ecco. E questo è un libro che secondo me tecnicamente è anche abbastanza prodigioso, ma non è un libro. Tant'è che hanno fatto poi una seconda edizione togliendo delle cose, mettendo delle altre, ma ancora non mi convince, ancora non è un libro. Una sequenza di pezzi, alcuni dei quali molto riusciti, secondo me, ma non è un libro. Anche quei racconti comici che scrivevi in rete, facciamo un libro. Mi fu proposto di farlo, lo feci, ci campai un altro anno, devo dire. Che non è una cosa da poco, ma anche quello un po' un lavoro dispersivo. In realtà tutte queste cose erano anche molto pensate come esercitazioni. Uno potrebbe dire, non potresti scrivere per esercitarti e tenerti le cose anziché pubblicarle, ma finché non pubblico non so che cosa ho fatto. Finché non pubblico non so che cosa ho fatto. Esattamente come finché non scrivo non so che cosa ho scritto, finché non ho scritto non so che cosa ho scritto. E quindi qui passa la parte più seria di questa sorta di poetica posteriori che mi costruisco riguardando quello che ho fatto. Effettivamente io non so che cosa ho scritto finché non l'ho scritto. È una cosa che mi succede ancora oggi. Materialmente io lavoro così. Ogni tanto mi siedo e scrivo, ma 30.000 battute, diciamo tipo dalle 5 del pomeriggio alle 10 di sera. Sono tante. Poi il giorno dopo mi siedo e ne faccio altre 25.000 e vado avanti per un po' di giorni finché non esaurisco la materia di questo racconto, che in pochi giorni è fatto. Di solito, quando torno, non è che torno per continuare la storia. Di solito nella prima stesura la storia è scritta, ma la falcisco, ci aggiungo cose all'interno. Ma io quando comincio a scrivere non so bene che cosa scriverò. Ho un'idea magari vaga, ma quello che succede è sempre che salta fuori tutt'altro. Quello che succede è sempre che salta fuori tutt'altro. Non so, vi faccio un esempio con la cosa che ho in corso, o meglio, che ho scritto, ne ho scritte 85.000 battute un po' di mesi fa, adesso voglio tornarci sopra, un racconto nel quale volevo parlare di alcuni miei problemi con l'Agenzia delle Entrate, e del mio incontro con Alessandro Manzoni, che è un funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Padova. Se qualcuno volesse un giuramento, mi porti con la Bibbia che giuro senza esitazione. E però questa cosa qui, cominciata con questo nobile intento, mi è diventata un saggio sui personaggi non umani di Star Trek. Quale sia la connessione tra i problemi con l'Agenzia delle Entrate e il signor Alessandro Manzoni che ci lavora e i personaggi non umani di Star Trek, io non lo so. Fatto sta che è diventato questo.
posso rileggere il testo e il testo mi fornisce, mi ricostruisce tutti i passaggi che mi hanno spostato da qui a lì. Perché in effetti questo testo comincia con una sorta di lungo preambolo nel quale spiego che quando devo parlare di qualche cosa di cui mi vergogno un po', faccio sempre dei preamboli, e in effetti il preambolo è piuttosto lungo, e poi si comincia a parlare dell'Agenzia delle Entrate e a un certo punto si parla anche si arriva a StatTech. Non so se qualcuno di voi è un fan di StatTech, ce n'è qualcuno per alzate di mano? Non siete della generazione giusta. E comunque va benissimo, cioè StatTech è un prodotto divertente, ma veramente di bassa, per lo più di bassa lega. Anche se devo dire che alcuni personaggi sono memorabili. E quindi succede che io scrivo con queste botte di lavoro di scrittura, in cui scrivo un sacco di battute, e poi leggo e mi dico, ah, questo ho scritto. Cioè, io leggendomi prendo contatto con quello che ho scritto. Quindi non vi sto dicendo che scrivo in trans, non vi sto dicendo che mi faccio di chissà che, scrivo senza sapere quello che faccio e poi lo riguardo. No, vi dico semplicemente che mi metto lì e scrivo. Scrivo e mentre scrivo ho una certezza, che poi forse è la cosa da cui avrei dovuto cominciare, ma non è così. La certezza che ho è che sono capace di fare delle frasi che stanno insieme e che controllo un lessico. In effetti, il momento in cui mi metto a scrivere di solito è quando mi si forma nella mente quella che potrebbe essere la prima frase. La prima frase mi dà un'andatura. Allora mi dico, va bene, se l'andatura è questa, il contenuto potrebbe essere grosso modo questo, posso sedermi e scrivere con questa andatura. Io sono sicuro, è una sicurezza, come dire, molto, molto, lo dico con un po' di improntitudine, lo so, sono sicuro che le frasi vengono come devono essere. Perché ho il controllo della sintassi. Sono sicuro che il lessico sarà quello giusto, perché ho controllo del lessico. In verità, per me il controllo del lessico è facile, perché credo in tutto quello che ho pubblicato di aver usato più o meno le 2000 parole dell'italiano base. È difficile trovare nel mio testo una parola preziosa, a meno che non sia un tecnicismo indispensabile per indicare un certo oggetto. In compenso, la sintassi col passare del tempo è diventata sempre più intricata e sono diventato una persona per la quale è normale procedere a fasi di due pagine l'una. È normale nel senso che mi viene così. Non solo, mentre scrivo le frasi non perdo il filo. Mi sta tutto ben chiaro in mente. Allora, questa cosa, capite, l'unione è diabolica. Alla fin fine, a giornale del ritroso mi fa dire, ma forse, in realtà, del contenuto di quello che scrivo non me ne porta poi granché. Ma questo è testimoniato in parte anche dal fatto che scrivo su richiesta con una certa facilità. Se qualcuno mi chiede, mi faresti mica un raccontino? Io riesco a farlo. Addirittura spesso se mi forniscono un tema riesco a stare nel tema. Stravolgendolo per mio uso e consumo, ma riesco a starci. Allora, quello che faccio, vi dico alla fin fine, non è scrivere di questo o scrivere di quello. Quando qualcuno mi parla dei temi che si ritrovano nei miei racconti, nel mio romanzo, io vado in forte imbarazzo, perché quella è materia per me. E io quella materia non l'ho scelta. Non ho deciso che è importante. Io semplicemente ce l'avevo. Nella mia immaginazione ci sono quelle robe lì e non altre. E quindi se scrivo, scrivo quella roba lì. Non è che posso fare dell'altro. Ma
quello che io faccio non è inventare una materia, quello che io faccio è fare delle fasi, è fare delle fasi e farle funzionare, tenerle più a lungo che posso. Tra l'altro, negli ultimi anni ho smesso di andare a capo. Forse se smettevo di fumare era più sano, ma insomma ho smesso di andare a capo, mi sono tolto il vizio di andare a capo, e per cui quando scrivo queste 80, 90, 100.000, sto scrivendo dei testi che viaggiano tutti sulle 120.000 battute, cosa che è molto problematica dal punto di vista editoriale, perché non sono abbastanza lunghi per essere classificati come romanzi e non sono abbastanza corti per essere classificati come racconti. E in tutti questi testi non vado mai a capo. Perché? Perché desidero fortissimamente che la tensione sia continua. Perché voglio che quando si arriva al chiusura di una fase uno sia spinto a procedere per la successiva, perché gli manca qualcosa e va a vedere nella fase dopo se ancora c'è. Questo è il tipo di movimento che io sento. E quello che voglio fare è questo, fare delle fasi. Farne tante, farne una certa quantità, farne finché non ne posso più, e allora vuol dire che ho finito. E quindi ho un testo fatto, che poi c'è tutto sul lavoro di revisione, eccetera, eccetera, perché niente nasce perfetto, finito, eccetera, eccetera. Ma vado avanti così. E la materia è quello che è. La materia è quello che capita, alla fin fine. Il mio primo e ultimo, e spero caldamente anche unico romanzo, ha una materia che io mi sono portato nella mente per appunto 20 anni e passa, e dalla quale sono anche felice con questo romanzo di essermi liberato. Dove liberato significa, non è una questione di sfogo, significa aver trovato una forma che secondo me la contiene. E quindi, poiché questa materia adesso ha una forma che la contiene, sta là e non viene più da me a rompermi e infastidirmi pretendendo di essere scritta. Adesso sto scrivendo delle cose che riguardano la mia vita. Ho fatto un patto con me stesso, che forse è più una scommessa. Ho detto: vediamo se sono capace di raccontare delle cose senza inventarmi niente. Dove per me non è che si tratti di fare, come si usa dire oggi, dell'autofinzione o cose simili. Si tratta di capire se sono capace di continuare a fare delle fasi senza inventare niente. Senza niente di comodo. Lavorando solo su dati di realtà o lavorando solo su dati di memoria, quindi con una forte restrizione della materia, quindi senza la possibilità di dire che quella tal cosa è venuta mercoledì se invece era giovedì. E quindi poi raccontare dei fatti reali significa raccontare anche dei fatti che non sono soddisfacenti da un punto di vista narrativo. Perché in realtà quello che è la realtà non si organizza su base narrativa, in realtà funziona come funziona. E questo devo dire molto faticoso, ma anche molto interessante. E quindi allora per me l'importante è fare delle fasi. E qui c'entra in qualche modo appunto una cosa che ho imparato da Stefano Dal Bianco, dove nella mia memoria ci sono due cose, due momenti. Uno è non è solo nella mia memoria, è stampato nel suo libro di scritti di poetica, che è pubblicato da Quodlibet, ed è il principio che mentre il lessico è una cosa che si impara, il lessico è una cosa che è consegnata nei dizionari e nei repertori, di cui tra parentesi io sono un collezionista piuttosto accanito,
nei limiti delle mie possibilità economiche, mentre il lessico è consegnato nei dizionari e può essere a disposizione, può essere preso, usato, adoperato. Invece, scriveva Stefano in questo testo, che fu pubblicato in origine in uno dei primi, mi pare il secondo numero, di una rivista che mi facevo con me Benedetti e Fernando Marchiori, che si chiamava Scatto Minimo, che è stata una notevole rivista di poesia degli anni, di fine anni 80, mentre la sintassi non è una cosa esterna a me, è una cosa che viene dal mio corpo. Io ho assimilato questa cosa, non so se nello stesso significato che alla cosa dava Stefano, comunque me lo sono tirata dietro per degli anni, questa roba qui. Ce l'ho anche scritto su un foglio che si sta su una parete del mio studio, pensa a te. Un'altra volta fu in un locale che non mi ricordo più come si chiamasse, che era un bar dove si facevano anche delle cose di letteratura, dove, e qui al quale si accedeva attraverso un passaggio, una galleria, eccetera, dove un giorno Stefano spiegò che per lui l'importante era cercare di usare parole sempre che fossero parole, all'epoca dicevi, antropologicamente determinate. E facevi l'esempio con la parola frigorifero e la parola freezer, che una ti è antropologicamente determinata e l'altra no. Quindi freezer no, frigorifero sì, o viceversa, non mi ricordo. E questa cosa di dire sì, va bene, le parole sono tante, milioni di milioni, ma cerchiamo di usare quelle parole che ci stanno, no, lo devo dire per me, con l'io, cercare di usare queste parole che mi stanno accanto, che sono con me più o meno da sempre, o che sono diventate mie compagne in un certo momento e poi non mi hanno più mollato, questo sì. Cioè, cercare di usare appunto, prima dicevo, le parole del lessico di base, ma direi quelle parole delle quali posso dire che sono parole mie. Allora, se faccio un lavoro retrospettivo, se mi racconti, scopro che ci sono delle parole chiave. Per esempio la parola mano, che torna in tutta una serie di occasioni ed è importante. Ideittici, il questo e il quello, che sono sempre importanti per me. Ma ci sono anche dei segni di punteggiatura che mi sono propri. Negli ultimi 10 anni io sostanzialmente all'inizio credevo che fosse un flat, ma invece sta diventando un matrimonio con il trattino lungo. Il trattino lungo offre delle possibilità meravigliose. Da tempo ho una storia d'amore con i due punti che credo di usare in un modo del tutto particolare. E insomma, per me dei punti vogliono dire tanto, cioè ci sono delle parole, ci sono dei segni di punteggiatura, ci sono delle mosse sintattiche che sono proprio mie e devo lavorare su quello. Poi il lessico, appunto, sì, si impara sul dizionario, sono uno che controlla tutte le parole che usa quando lo scrive sul dizionario, da quando c'è il battaglia online sono quasi l'uomo più felice nel mondo. Il battaglia sarebbe il grande dizionario della lingua italiana che fu pubblicato in 27, se non sbaglio, volumi della UTET, volumi rilegati in cemento armato, che costava l'ira di Dio e che adesso chiunque può usare gratis in rete. È scomodo perché voi cercate la parola e vi dà il PDF della singola pagina. Però insomma, c'è, è lì. Poi qui, in parte, ho sempre il Tommaso Bellini, ci sono altri strumenti,
c'è il benedetto Cotterazzo Zolli che mi spiega le storie delle parole, e c'è il Tomaselli dei sinonimi, ma già che c'è, mi sono preso anche lo Zecchini e è un altro che mi sta arrivando nuovo, è del 1813, ma che sono curioso di vedere. Insomma, io continuamente cerco tra le parole, ma non è una ricerca per trovare la parola più strana, una parola nuova, no? È una ricerca per capire che cosa sono esattamente le parole che quotidianamente uso. Cioè, uno dei momenti magici della mia vita è stato quando, dopo aver usato una frase della parola stravizio, andai a vedermi che cos'era e scoprì che la parola stravizio non c'entra niente col vizio. È una storia etimologica completamente separata e deriva da una parola croata che è più o meno stravitz, e che vuol dire più o meno la parola che si dice quando si tinca. Olè. Quindi per passaggi metonimici indica la bevuta e quindi gli stravizi. Sono andati in bordo di giuggiole. E se voi foste i miei allievi, vi direi: il compito per casa, scoprite perché si dice bordo di giuggiole. Qui si dice? Si dice anche a Siena? Meno male. Ogni tanto sono complesso di essere veneto, questo mi turba. Allora, alla fin fine il tentativo è questo. Potrei dire al punto in cui sono, sì, un libro è una lettera ai destinatari ignoti, anzi sconosciuti, che però possono farsi vivi, cosa che da quando esiste l'internet avviene con sempre maggiore frequenza, ma un libro è anche un'offerta. Un libro è un'offerta, che cosa c'è nell'offerta? Nell'offerta ci sono io. Non perché il libro parli di me, non perché il libro contenga cose che vengono dalla mia immaginazione, ma perché l'articolazione che c'è in questo libro, la sintassi che c'è in questo libro, l'andatura, altra parola magica, andatura, che viene da un libro di Nanni Cagnone, titolo di un libro di Nanni Cagnone, l'andatura che c'è in questo libro, quella sono io. Il buon Umberto Eco, che probabilmente è la persona più lontana da me che riesco a immaginare, intervistato una volta da non so chi, che voleva sapere, nel suo amante del nome della rosa, in chi lui si identificava, lui rispose che si identificava negli avverbi, che secondo me è sì, un buon modo per cavarsela, ma anche una di quelle cose in cui, volendo cavarsela con una battuta, si finisce col dire la verità. Io mi identifico con le mie sintassi, con i modi specifici della mia sintassi. E quindi mi sembra col tempo di essere diventato una cosa che tra l'altro è rappresentata già in uno dei miei primi racconti. Mi sembra di essere diventato uno che fa girare una ruota della preghiera. La ruota della preghiera è un aggeggio orientale, è semplicemente una manovella con cui si gira una ruota. Su questa ruota si attaccano dei bigliettini con delle preghiere scritte. E facendo girare la ruota, questi bigliettini si muovono, l'aria circola tra loro, e quindi far girare questa ruota è come pregare. Allora, se io all'inizio pensavo forse che l'importante era quello che si diceva nei bigliettini, adesso mi sono convinto che la cosa fondamentale è il gesto di girare la ruota. E questo credo che sia tutto.
Ringraziamo Giulio Mozzi per questa bellissima dichiarazione di poetica a posteriori. A questo punto si apre uno spazio nel quale chiunque può alzare la mano e prendere la parola e porre domande o fare interventi a partire da ciò che Giulio Mozzi ha detto. Ci sono domande, osservazioni, rilievi? Una prima mano alzata. Sì, la domanda è questa. Ci ha detto quali non sono buoni motivi per scrivere un libro. Qual è, secondo lei, un buon motivo o dei buoni motivi per scriverlo? Sentirsi capace di farlo bene è un buon motivo. Non avere scopi ulteriori non è un motivo, perché è un'assenza, ma è una buona condizione. Tutto sommato, no, quando qualcuno mi dice, me lo chiedono spesso, dico: ma lei perché scrive? E rispondo: fondamentalmente perché mi pare che mi riesca bene. E quindi, così come ho desistito dallo studiare la batteria perché non mi riusciva bene a suo tempo, così come non ho preso la patente perché non credo di avere la capacità di attenzione istantanea necessaria per guidare nelle strade pubbliche senza fare danni, così come cucino verdure perché mi vengono bene e non cucino dolci perché non mi vengono bene, così scrivo perché mi viene bene. Ho scoperto, rispetto ai criteri d'oggi in tale età, perché l'ho scoperto a 30 anni sono nati, che sapevo fare una certa cosa, ho anche ricevuto delle disinteressate conferme, e quindi via, facciamolo. Niente di più. Diamo la parola alla persona che ha chiesto di parlare. Ok, grazie dell'opportunità di fare questa domanda. E Giulio ha detto poco fa che la sintassi non viene da fuori, ma viene da dentro, ed è un'espressione del suo corpo, quindi hai parlato di sintassi e di corpo avvicinando queste due cose. Significa che la sintassi si può scegliere fino a un certo punto, perché dipende dalla nostra fisicità, e in che senso intendi corpo in questo caso? Intendi corpo nel senso di esprit, corpo-mente, o intendi anche proprio la tua conformazione fisica e come? Non credo che la sintassi sia inevitabile, perché vedo che comunque il corpo cambia, il corpo si addestra, il corpo viene modificato dagli eventi, dal procedere dell'età, dalla malattia. Il corpo può anche subire lesioni, amputazioni, molte cose possono succedere. E infatti la mia sintassi è cambiata nel tempo, così come sono cambiato fisicamente io. Quando poi dico corpo, per corpo intendo tutto. Allora c'è un aneddoto, non è esattamente un aneddoto, ma insomma una cosa che mi diverte di evocare. Suppongo che voi tutti sappiate chi fosse l'abate Moretti. L'abate Moretti è stato l'abate del fu il più del Novecento, abate del convento dei frati cappuccini della Basilica di Sant'Antonio di Padova, e fu il fondatore della grafologia italiana. Il fondatore della grafologia italiana, fondatore molto rispettato, fondatore della grafologia, sia di quella giuridica, che si occupa per esempio di stabilire l'autenticità di un documento, di una firma, eccetera eccetera, sia anche della grafologia psicologica, per l'interpretazione del carattere della persona. Ovviamente la parte più esistente dell'opera dell'abate Moretti è quella della grafologia giuridica. La sua grafologia psicologica è molto scaduta, ma c'è
un suo libro divertentissimo, in cui lui cerca di risalire dalla grafia alla forma del corpo di una persona e spiega con vari argomenti come sia diversa la scrittura di un uomo alto, di un uomo basso, di una donna alta, di una donna bassa, di un mago, di un grasso, la grafia di chi scrive seduto comodo, di chi scrive con un certo materiale, con un altro materiale, la grafia dei desti, la grafia dei mancini, la grafia di chi abbia eventualmente dei problemi legati all'età, come il calo di vista, per cui ci si avvicina al foglio per scrivere, o si abbia il timing, eccetera, eccetera. Io lessi affascinato questo libro, finché arrivai al punto in cui la matematica pretendeva di dire sulla base della grafia se l'autore di quello scritto aveva i capelli biondi o sionei, e lì capì che c'era molta invenzione, non c'era solo della biomeccanica, ma anche molta invenzione in questo. Allora, no, non penso a questo. Penso che il corpo è sostanzialmente tutto ciò che abbiamo, e quindi il nostro corpo è anche la nostra intelligenza, il nostro spirito, sta tutto qui dentro. Sta tutto qui dentro, sta tutto qui assieme. Poi, come dire, non so se davvero, come diceva San Paolo, avremo nell'aldilà un altro corpo simile a questo, ma vestito di luce. Non so come sa, ma come dire, l'idea che nell'aldilà avremo questo stesso corpo, benché trasformato, mi dice tutto sull'importanza di questo corpo. Ho risposto, Ianna? Risposto, non conoscevo neanche io, pur essendo vicina di casa di Padova, la questione dell'abate Moretti, del suo lombrosianesimo, della scrittura, e mi sembra una cosa veramente su cui potresti scrivere qualcosa di interessante, di buffo. L'abate Moretti era meraviglioso. Grazie Giulio. Grazie a te. Ci sono altri interventi? Stefano? Povero Stefano. Forse non volevo. Non è che io volevo parlare, però. Ma no, niente, io posso agganciarmi al fatto che sfruttare il fatto che conosco Giulio da quando avevamo 7-8 anni. E quando qualcuno mi chiede, ma com'è sto Giulio Mozzi, te che lo conosci, io la prima roba che mi viene in mente da dire è, ma è uno che quando avevamo 15 anni aveva già letto tutto quello che si poteva leggere, cioè, e quindi cominciava a leggere il superfluo. Quando io cominciavo a pensare che forse era ora di leggere Proust, lui stava leggendo Ciro di Pers, robe così, no? E forse se non si sa questo non si capisce neanche perché lui possa parlare della scrittura in questi termini, insomma, lo può fare, può parlarne in questi termini chi davvero c'ha una base mostruosa dietro, mostruoso è l'aggettivo, l'unico aggettivo che mi viene, insomma, però insomma non voglio entrare nelle questioni. Una domanda che in realtà non t'ho mai fatto è questa, una sarebbe sulla musica, sui tuoi interessi musicali e come io mi ricordo, di tutto, cioè, hai sempre avuto grandissimi interessi musicali molto eterogenei, da Frank Zappa a Stockhausen a tutti quanti, però forse quello è un po' complicato, insomma, tutti di tanti poeti che tu hai letto da sempre e che sono i tuoi autori, a me mi sono sempre rimasti impressi un paio di questi, che sono Antonio Porta e Giovanni Giudici.
Allora la domanda è perché? Cosa c'hanno questi due e se hanno qualcosa in comune secondo te? Oppure no? O che cosa ci trovi, insomma? Che cosa ci trovavi quantomeno? Ma in realtà io ho avuto una lunga storia con Antonio Porta e un flirt con Giovanni Giudici. Cioè, quello che trovavo in Antonio Porta, al di là della prima strofa di Europa cavalca un torneo, che contiene le famose due versi in cui dice: la tua privata unica voce metti in salvo, più tardi sottatta ti sarà. E io mi dicevo: ah, siccome non mi sono mai sentito così sicuro della mia voce, sicuro di possederla, sicurezza che per esempio mi pareva che avessi tu e che invece non mi sentivo per niente, allora questa intimazione me la tenevo bene in testa. Ma Antonio Porta per me è stato importante perché intanto per il suo uso del lessico di base: mano, piede, porta, casa, mangiare, dormire, cacare. Cioè, Antonio Porta per molti anni è stato tutto lì, no? E io mestare questo lessico di base per vedere cosa ne saltava fuori. Dall'altra, io a quell'età lì, sui 20 anni, giù di lì o su di lì, mi ero tutto infatuato delle cose che combinavano nell'avanguardia, senza capirci granché. Ma devo dire, Antonio Porta è uno che a un certo punto è uscito da lì. È uscito da lì facendo qualche libro anche bruttino, tipo Invasioni, e facendo anche qualcosa di molto bello come Il giardiniere e Becchino, così secondo me, almeno gusto mio, e lui mi ha accompagnato in questa fuoriuscita. D'altra parte, anche tornando dopo a rivedere i suoi testi più degli anni di Avanguardia Piena, e dico che un testo come Aprire, come Hertz, o come Se fosse un ritmo, sono cose che ancora mi impressionano, ma proprio mi impressionano per il conflitto che c'è tra un lessico che è sempre molto di base e una sintassi che è tanto, tanto, tanto disarticolata, disfatta quasi e trasformata. Quindi questo è. E poi perché il fatto che poi sia arrivato a una limpidezza come quella che ho trovato nel poemetto Melusina, che non lo so, forse non è granché come poesia, ma è tanta limpidezza, questo mi ha colpito. Io ho seguito un po' un percorso di quel genere andando dietro a lui. Invece Giovanni Giudici, io l'ho letto a ritroso, perché il primo libro intero che ho letto suo è stato Saluz. E Saluz, che mi è piaciuto tanto, è stato un libro improvvisamente anomalo in quello che faceva Giudici, perché Giudici in grosso modo aveva scritto tante cose legate alla vita sua, tante autobiologie, eccetera, no? E invece in Saluz si metteva lì, prendeva di pacca un linguaggio formalizzato del tutto estraneo, un linguaggio trovadorico, prestinovistico, neanche tutto italiano, eccetera, eccetera, e con quello costruito un'opeina che è fatta di se non sbaglio 100 componimenti, divisi in 10 sezioni, cioè comunque un'architettura molto
una cosa molto schematica, più un congedo, un envoi alla fine. E lì, ecco, queste sono cose di cui ho evitato di parlare perché forse è il mio peccato originale, ma quello che mi attirava lì era proprio questo dire: adesso uso una lingua morta, perché Saluzzo è un libro scritto in lingua morta, si può dire, no? Se l'avessi scritto in latino non sarebbe stato tanto diverso. E perché scegliere una lingua morta? Scegliere una lingua morta perché, questo è quello che penso io, non quello che pensava Giudice, cosa pensasse lui, non lo so, scegliere una lingua morta perché comunque quello che ho da dire adesso, cioè l'immaginazione che mi preme addosso adesso, viene meglio in quella lingua lì che non nella lingua viva adesso. C'è il titolo di un libro di Isi che per me è indimenticabile, quello che si chiama, spero di non sbagliarlo perché è un po' lungo, 17 cose, il titolo è 17 cose che dette in versi suonano meglio che in prosa. Ecco, può darsi che certe cose dette in una lingua morta vengano fuori meglio che dette in una lingua viva. D'altra parte c'è anche un'altra questione che non ho nominato prima, che è sì lingua base, ma la lingua base mia non è esattamente la lingua base statistica del popolo italiano, è comunque una lingua base costruita leggendo, cioè è una lingua letteraria base. Cioè, oggi di solito gli autori che scrivono e pubblicano in lingua base è perché sanno quella, cioè è per loro una limitazione. E io lo vedo in moltissimi allievi che fanno fatica, hanno come riferimento la loro lingua parlata, ma la loro lingua parlata non è, intanto è una lingua storicamente segata perché non sanno più neanche il dialetto, non hanno radici sintattiche profonde. Io sono stato educato nella lingua italiana da due genitori che erano parlanti veneti, però quindi l'italiano non è esattamente la mia lingua madre, e credo che Siena sia uno dei posti più opportuni per dire questo. L'italiano non è la mia lingua madre. Giulio, no, non è così. L'italiano è una lingua, e che ne sai, è vita mia questa. No, di Siena. Giulio rimane della mia vita. Siena parlavo. Ma beh, fossimo stati urbini avrei detto la stessa frase, per compiacere lui, toglio, ecco. Su via. Un minimo di disinvoltura. Poi lo so che Senese è considerato a rendere tutti i fiorentini, ma so anche cosa pensano i senesi del fiorentino, quindi, e anche cosa ne penso io, che è terribile. Comunque, l'italiano non è esattamente una lingua madre, l'italiano letterario sì. Se uno venisse a dirmi: ma perché non scrivi come parli? Io gli risponderei: bimbo, ascolta come parlo, non vedi che è esattamente come scrivo? Anche i pochi scatti che ho fatto alto e basso stanno lì, in quei registri lì. Quindi ecco, Giudici mi ha affascinato per questo, e per esempio mi ha reso utilizzabile, o meglio mi ha autorizzato a fare delle cose ripescando modi da quella poesia del 600 che io leggo e adoro, perché giustamente, siccome siamo tutti complicati, io scrivo in una lingua molto semplice, ma sono un vero fan della poesia barocca. Mi piacciono da matti, avevano dei modi così complicati di essere autentici, passando attraverso il più furioso, il più pataccabile autentico, che mi, non so, mi delizia. C'è l'idea di
ne parlavo l'altro giorno con un giovane studente, no, ieri, con un giovane studente, Ciro di Pers, per l'appunto, il suo sonetto in cui parla dei calcoli. Non so se qualcuno di voi abbia mai avuto i calcoli, vi auguro che non vi succeda mai, fanno un male cane e possano ammazzarvi. Ciro di Pers nel 600 scrisse un sonetto che è tutto un gioco di parole intorno ai sassi, le pietre, perché questi sassi che vengono al corpo diventano le pietre con cui si edifica il suo sepolcro, eccetera, eccetera, questi sassi che lo lapidano da dentro, cioè è tutta una è tutto un concetto, no? Tutta una bruttezza, tutto un gioco di parole. Poi, santi Dio, lui soffriva di calcoli, gli faceva un male cane e ci è pure morto. Quindi toccava quella materia, così dolorosa e pericolosa per lui, in quel modo lì. Per me è affascinante. Cioè, sono sintetici i poeti barocchi, è incredibile. Non sono umani, sono un qualcosa di diverso. E mi affascinano. E Saluzzi mi ha autorizzato a cercare di usare un po' quella roba lì. Quanto alla musica, tu ascoltavi Corby Steen Nash, non potevo farcela, avevo bisogno di altro, Stefano. Benché Corby Steen Nash non fosse troppo male. Ci sono altre domande? Anche da casa? Allora, c'è una domanda di Niccolò Scaffai. Beh, innanzitutto grazie. Nell'ultima risposta hai più volte fatto riferimento all'insegnamento, diciamo, studenti, allievi. Ecco, nella tua scrittura, in che modo, se avviene la tua attività di docente, di narrazione, entra? Che rapporto di osmosi c'è, se c'è, tra l'insegnamento, la scrittura, sia tu, insomma, come per la tua poetica a posteriori, come la trasmetti, se la trasmetti, o come ne è stata modificata dal fatto di insegnare ad altri la scrittura? Credo che una parte, insomma, del tuo tempo che non dedichi alla scrittura sia molto dedicato anche alla scrittura degli altri, ai libri degli altri, anche a importanti libri degli altri usciti in questi ultimi anni, penso a Griffi, per esempio. Ecco, questo, grazie. Ma in realtà la grandissima parte del mio tempo è dedicata alla scrittura degli altri, è di questo che vivo. E negli ultimi anni sto tantissimo in aule virtuali come quella lì, e ho imparato delle cose. Ma devo dire, il contatto continuo con la scrittura altrui, il fatto di essere lì a discutere la scrittura degli altri, mi ha portato alla fin fine, sono 30 anni che lo faccio, sicuramente mi ha portato ad una sempre maggiore sicurezza, quella sicurezza che dicevo prima. Sono sicuro che la mia fase viene e funziona, che è come deve essere, viene anche da lì, perché dopo che hai ripassato lessico e sintassi di migliaia di pagine altrui, diventi per forza un pochettino più consapevole, dopo che ti sei fermato anche delle ore a discutere su un aggettivo, su un avverbio, diventi per forza più consapevole. Ho anche imparato, facendo questo mestiere, che esistono molte scritture diverse che possono essere tutte interessanti. E quindi non ho mai pensato, ma ancora meno posso pensare, che debba esistere un certo tipo di scrittura. E poi il fatto di dover discutere con un'altra persona dei testi mi ha portato a a saper descrivere, credo, abbastanza bene quello che accade in un testo. E quando il tema è
controllare una frase, ma forse l'avverbio sarebbe meglio qui piuttosto che lì. Come cambia il significato della frase? Io lo so, lo vedo. Le alternative che mi vengono in mente sono molte. Le alternative alla forma della frase anche. E io stesso quando scrivo, mi sento intorno, mi sento intorno un coro di voci. Allora, so che questa è quasi una dichiarazione di non sanità mentale, però spero che non ci siano medici in sala. Allora, nel momento in cui comincio a scrivere delle parole, io sento questo coro di voci, perché dalla memoria mi vengono in mente tante frasi simili a quello che sto costruendo. Ciascuna di queste è una possibilità e io ne sceglio una di quelle che mi si sono presentate alla memoria, o magari una ancora diversa. Ma questo è per tutte le frasi. Quindi anche lo scrivere è continuamente sostenuto dal fatto che me le sento. Ma è davvero un fenomeno uditivo, quindi è schizofrenia. E quindi sono accompagnato da questo. E sono fasi di libri che ho letto, sono anche fasi di testi che ho discusso con allievi o altro, perché poi ciò che si discute rimane più forte nella mente. E non escludo, è un pensiero che ho da qualche giorno, non escludo che la mia tensione a fare delle fasi sempre più lunghe non venga dal tentativo di fregarle tutte queste voci che mi si presentano, perché finché infili 1, 2, 3, 4, 5, 6 proposizioni ancora ti stanno dietro, ma a un certo punto io tengo duro, continuo a tenere sulla fase finché loro non ce la fanno più e vado in libertà. Ma questo appartiene, queste cose appartengono alle mitologie personali. Guido, intervengo io dando voce anche a una curiosità che era apparsa da casa proprio all'inizio della lezione, cioè che fine avesse fatto il nono racconto non pubblicato? Ha detto che lei ha scritto 9 racconti, di cui 8 pubblicati e uno no, e quindi... Quando il mio primo libro uscì nel 93, si chiamava Questo è il giardino, conteneva appunto 8 racconti, l'editore ne aveva tolto uno dicendo che non lo convinceva, e io non discussi la cosa, perché perché è la prima volta che facevo un libro, e come dire, poi la persona è una persona che stimavo, che tutto la stimo, quindi se lui mi dice non mi convince, va bene, il libro doveva convincere anche lui, che doveva poi anche promuoverlo, eccetera, eccetera, no? Un tot di anni dopo, cioè diciamo 22-23 anni dopo, ho fatto una nuova edizione di un altro mio libro, in realtà, a cui racconto l'ho ripescato. Allora, ho fatto una nuova edizione del mio secondo libro, dalla quale sono stato costretto a togliere un racconto piuttosto lungo, perché un racconto che avevo scritto a ridosso di un racconto di un'altra persona, e quest'altra persona mi aveva detto preferisco che non venga ripubblicato. Quindi il libro mi si assottigliava. Allora ho detto, ma riguardiamo un po' di cose, visto che sto ripubblicando un libro del 96, vediamo se ho qualche vecchio testo dell'epoca che potrebbe star bene insieme. Io pescare quel racconto, ci misi le mani, trovai che alla fine non mi pareva poi così brutto, e lo infilai quindi questo libro, scritto per il libro Questo è il giardino, che uscì nel 93, venne fuori poi nell'edizione del 2016, mi pare, o 15, dell'altro mio libro La felicità terrena. C'è stata anche una cosa divertente, che in
qualche recensione a questi libri di racconti segnalò quel racconto lì come racconto particolarmente riuscito, cosa che così, insomma, mi sembra anche divertente. Devo dire che nel rimettere le mani su quel racconto credo di aver capito perché non convinceva l'editor, perché c'era dentro un difetto che non so spiegarvi adesso perché devo raccontarvi tutto e ci metterei un'ora e mezza. C'è un difetto che all'epoca non vedevo, che quando mettendo dopo l'ho riletto ho visto subito, e quindi ho eliminato. Grazie. Devo dire che a tutt'oggi penso che tutto quello che ho scritto è stato anche pubblicato. È una cosa abbastanza imbarazzante. Bene, ringraziamo Giulio Mozzi per questa bellissima dichiarazione di poetica che ha toccato temi disparati e argomenti che riguardano l'opera di Mozzi, ma anche questioni generali legate alla scrittura e alla letteratura italiana contemporanea. E vi ricordo che tra 45 minuti circa la presentazione del libro di Stefano Dal Bianco, Paradiso, e ci vediamo a Palazzo Patrizi tra tre quarti d'ora. Grazie a Giulio Mozzi.